Radio Roma. Radio Roma. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo. In un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Ma a questo punto passiamo a parlare di cinema. Cinema, tra l'altro ne avevo già parlato inizialmente, prima inizio della trasmissione, per presentare appunto la scaletta, quello che è il programma, appunto la programmazione appunto di questa puntata. E parliamo di cinema perché qualche giorno fa alla Casa del Cinema si è svolta una proiezione molto molto interessante con poi successiva tavola rotonda per parlare di un argomento molto attuale, che ormai è attuale ma sicuramente è radicato appunto in Italia, nella cronaca soprattutto, nell'attualità da diversi anni ormai, che è quello appunto della tratta delle ragazze dell'est che vengono attratte in Italia con lusinghe in qualche modo promesse di grandi successi, e invece poi quando si trovano appunto nella cosiddetta terra promessa italica, si trovano proprio peninsulari, appunto si trovano di fronte, si scontrano una realtà fatta di vessazioni, di segregazioni e soprattutto di prostituzione. E c'è un regista, un amico tra l'altro da sempre impegnato in fenomeni appunto di grosso impatto sociale, che ha realizzato un cortometraggio appunto che è stato presentato appunto l'altro giorno, ripeto, alla Casa del Cinema, che ha per titolo Ballerina, dove parla appunto di questo grosso fenomeno che tra l'altro noi di Radio Roma abbiamo già da tanti anni affrontato giornalisticamente con dei reportage appunto esclusivi che hanno portato addirittura a provvedimenti drastici anche di espulsione. Il sottoscritto stesso ha ricevuto diverse minacce in più occasioni, sia come Radio Roma che come portale appunto italimedia.it che io dirigo appunto da ormai da 6 anni. E a questo punto io, a parte che avevo già preannunciato una puntata esclusivamente su questo argomento appunto con proprio di 2 ore con il regista di questo cortometraggio, però oggi non abbiamo potuto esimerci appunto dall'impegno di dal dovere professionale direi quasi di ascoltarlo su questo argomento così scottante e che ci sta veramente tanto a cuore, e i nostri radioascoltatori veramente da tanti anni ci sentono parlare appunto di questo fenomeno. Sto parlando di Rosario Enrico, appunto, che è il regista di questo cortometraggio Ballerina, che è qui con noi. Benvenuto Rosario Enrico, benvenuto a Radio Roma. Pronto? Pronto? Eccomi Rosario, ciao. Buonasera a tutti. Senti, l'altra sera c'è stata questa proiezione, l'altro pomeriggio, chiedo scusa, quasi in contemporanea con il nostro orario canonico di puntata, verso le 16 se non sbaglio, no? Sì, alle 16. Proprio l'orario in cui inizia la nostra trasmissione. Praticamente è stato proiettato questo cortometraggio di grande impatto. Perdonami che io chiamerei, qualcuno l'ha definito un film breve, tipo un cortometraggio. E qualcuno mi dice perché non è girato qualche scena in più facendolo diventare un lungometraggio. Comunque io lo definirei un film breve. Sì, perché il cortometraggio diciamo tecnicamente, però film breve chiaramente il significato era quello di volerlo paragonare insomma a un forse a una trama. In qualche modo hai lanciato un messaggio molto chiaro in pochi fotogrammi, ecco, mettiamola così. In poche immagini. Poche scene. Vogliamo parlare un attimo di questo, di come è nato innanzitutto, perché tu sei uno studioso ormai, un grande cultore appunto di e soprattutto una persona molto attenta e sensibile appunto a questo tipo di problema, ma tu, quelli che sono un po' tutti problemi di grande impatto sociale, ma soprattutto a questo tipo di problema su cui stai studiando questo cortometraggio, è stato un po' questo film breve direi, è stato un po' il frutto di tantissimo lavoro, di tantissimo studio appunto sul fenomeno. Sì, praticamente abbiamo
diciamo lo spunto di questo film è nato da un documentario che ho visto una sera per caso, un documentario che poi parlava sempre di queste problematiche, che trasmetteva una TV rumena. Dopodiché con l'autore del soggetto, che è Stefano Pomilia, anche lui sempre vicino a queste problematiche, apro un attimo una parentesi, certo. Che già ha effettuato un film sui problemi di Down, di cui poi ha vinto anche un Davide Donatello, che si chiamava Ti voglio bene Eugenio. Ritornando al nostro discorso, ci siamo incontrati, abbiamo diciamo perlustrato alcune zone, abbiamo perlustrato nel senso che abbiamo chiesto informazione delle ragazze di questo, parlando di questo fenomeno, parlando perché erano vittime, se era una libera scelta, e pian piano diciamo ci siamo come poter dire più che affezionati, diciamo abbiamo voluto dare un nostro contributo a questo grande dramma. E abbiamo costruito la sceneggiatura, abbiamo dato tante informazioni da quello che succedeva un po' a giro, da quello che avevamo raccolto, e abbiamo messo su questa sceneggiatura. E l'unico modo per dare veramente voce, una forte voce, un grido a questo dramma era poter effettuare un film con grossi nomi. Lì al momento mi davano un po' del pazzo quando io cominciavo a dire che Giancarlo Giannini, di cui non ha mai effettuato un film breve o cortometraggio, ha dato il proprio assenso dopo aver letto la sceneggiatura, parlato della problematica, e ci siamo incontrati, gli ho spiegato che solo la sua presenza insieme ad altri importanti attori poteva veramente dare forza a questo progetto, di cui poi, come è successo, è stato materia di discussione, e ne seguirà praticamente ulteriore dibattito, sarà proiettato nelle scuole, la Regione Lazio ha comprato il film, ci sono grossissimi sviluppi affinché possa il nostro contributo dare veramente qualcosa di positivo per queste ragazze. Quindi sentito Giannini, poi ho contattato il premio Oscar Murray Abraham, anche lui ha dato il suo assenso, ho sentito un grande regista che è Andrei Konchalovsky, un famoso regista internazionale, in cui gli ho chiesto in qualità di grande cineasta, di uomo dell'est, in virtù del fatto che parlavamo di queste ragazze dell'est, di poter dare la sua faccia, il suo nome. E pian piano è venuto sul progetto, poi c'è il nostro Alessandro Haber, Antonella Ponziani, e poi alla fine abbiamo per interpretare questa parte della presa abbiamo chiesto alla Martina Stella di poter dare anche lei il suo contributo. Qui abbiamo messo su questo progetto. Un caso di eccezione che sicuramente ha dato un messaggio molto, molto forte. Tra l'altro il film direi è ricco di pregno di scene piuttosto esplicite. Forse il modo migliore per poter far vivere completamente e far rendere conto perciò gli spettatori di quello che succede realmente, cioè diciamo sicuramente una riproduzione molto fedele alla realtà. Ma questa realtà la vogliamo un attimo raccontare in due parole, perché abbiamo poco tempo effettivamente con una diretta, però sicuramente poi abbiamo già assunto l'impegno entrambi di poter fare una trasmissione di due ore, insomma, per poter approfondire l'argomento chiaramente. Sì, mi parlavi, se mi fai la dice, visto che abbiamo poco tempo, specificamente Qual è l'entità del fenomeno? Perché effettivamente tu l'hai fatto vedere in maniera molto cruda e realistica, forse l'unico modo per dare in qualche modo